È partita in salita con grida di poliziotti, assassini e violentatori la visita con cui François Hollande ha provato a gettare acqua sul fuoco delle violenze che hanno incendiato le banlieue parigine dopo il presunto stupro di un giovane da parte di un agente. Parola chiave dell'intervento del presidente francese da Aubervilliers alle porte della capitale è stato rispetto. Il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. Non c'è vita in comune se non c'è rispetto, ha detto. Il rispetto è quello che si deve a questi giovani quando vengono sottoposti a dei controlli, quando si trovano loro stessi a vivere degli atti violenti. Rispetto. All'indomani di un'ennesima notte di violenze e atti vandalici, l'appello di Hollande è però anche a non trascurare l'altro lato della medaglia. Rispetto. C'est celui que nous devons avoir. Il rispetto è anche quello che dobbiamo tutti avere nei confronti delle istituzioni, della polizia, della giustizia. E il rispetto è anche quello dei beni pubblici e della proprietà privata. Se in Francia c'è il diritto a manifestare, non esiste invece il diritto ad abbandonarsi ad atti di vandalismo. La libertà di manifestare, il n'y a pas l'autorisation de casser. Indagati per violenza e stupro, i quattro agenti accusati di aver partecipato alle violenze, in parte filmate dalle telecamere di sorveglianza, durante l'arresto del giovane Aulnay-sous-Bois, che a inizio febbraio avevano dato il via alla protesta delle banlieue.